L'Associazione Culturale 21 presenta Area Pascale, programma di attualità e cultura, ideato e condotto da Mario Michele Pascale. Area Pascale. Buonasera, buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Area Pascale. Di cosa parleremo oggi? Di cattocomunismo, facendo un focus sulla figura di Franco Rodano e anche sulla figura di Maria Lisa Cinciari. Quindi faremo questo tuffo nel passato e perché no anche nel presente, nell'attualità della politica italiana. E lo faremo con Matteo Marcaccio, che è consigliere comunale nella città di Minturno, ma è anche uno storico attivo per ciò che riguarda la ricerca all'interno del pensiero cattolico italiano. Passeremo poi a parlare della guerra di Siria, che è un qualcosa di ingarbugliato assai. Ogni tanto in Siria si riaccendono i conflitti, però tutti ne parlano, ma nessuno ha coscienza di quello che sta accadendo veramente. Quindi noi cercheremo di fare ordine chiamando in causa Alessandro Sabetti, direttore di CultureJam.it. Ma iniziamo a parlare della coppia, che fu una coppia anche nella vita, Rodano Cinciari. Lo facciamo perché l'occasione tattica, definiamolo così tra virgolette, è quella di un convegno, Marisa Cinciari e Franco Rodano nella storia e nella cultura italiana, che si terrà il 6 dicembre a Roma. Si tratta di un convegno molto importante che ha delle collaborazioni molto molto prestigiose, come quelle dell'Istituto Sturzo e quello della Fondazione Gramsci. Matteo Marcaccio, buonasera. Buonasera a te, ci possiamo dare il tu, vista la nostra amicizia al di là del... Direi che è doverosa, perché ci conosciamo da molti molti anni oramai, quindi perché no, ci diamo sempre del tu, diamoci del tu anche in radio. Bene, grazie, grazie per l'invito e grazie per aver deciso di dedicare una parte della vostra importante programma al ricordo dei cattolici comunisti, in particolare dei Rodano. Allora, Rodano era un personaggio particolare, no? Comunista e cattolico, nell'età in cui comunismo e cattolicesimo non potevano assolutamente andare d'accordo, tant'è che Rodano militava, era dirigente di una struttura parallela che era il partito comunista, appunto, dei cattolici. Vigeva ancora la regola che la religione era l'oppio dei popoli. Ma cosa ha spinto Rodano, che strutturalmente era un fervente credente, ad abbracciare il comunismo? Ma allora, la prima cosa che naturalmente dobbiamo fare, dobbiamo contestualizzare. Franco Rodano è un uomo del 1920, Marisa Rodano del 21. Marisa Rodano nasce lo stesso giorno in cui nasce il Partito Comunista Italiano, e quindi il 21 gennaio del 21, una sorta di predestinazione. Da subito, diciamo, lui entra e dimostra la sua originalità nel panorama italiano, proprio perché, come tu hai fatto poc'anzi, se noi facciamo un'analisi storica, sappiamo bene in quella fase storica, ma anche poi successivamente al fascismo, i rapporti tra più che tesi tra la Chiesa e il Partito Comunista, e lui, come con il suo gruppo, diciamo, ci si trova in mezzo, tanto che prende, come diremo oggi, prende schiaffi da una parte e dall'altra. Franco Rodano è un uomo di formazione cattolica, studia dai gesuiti,
milita nell'Azione Cattolica e nella FUSCI presieduta da Aldo Moro, però con una sua idea su tanti temi molto originale e innovativa, soprattutto da un punto di vista di quello che noi oggi chiameremo del riformismo italiano, che per allora era troppo avanti, perché la Chiesa non poteva accettare determinate posizioni e né tantomeno la poteva accettare la Russia. Franco e Marisa Rodano, come dicevi tu prima, sono una coppia, una coppia nella vita e una coppia in politica, tanto che Marisa nel suo libro di memorie racconta bene quando loro ancora in clandestinità iniziano a scrivere quello che sarebbe poi diventato il manifesto della prima forma della loro partito, che era il partito sinarchico. E Franco Rodano parlava e lei scriveva. Poi, insieme con il gruppo di antifascisti di aspirazione cattolica, Adriano Sicini, Antonino Tatò, Paolo Buffalini, Antonio Amendola, Pietro Ingrao, Lucio Lombardo Radice e tanti altri, trovandosi proprio in questa fase della storia, inizia tutta un'evoluzione politica. Perché il partito sinarchico si scioglie e fondano nel 1938 il movimento dei cattolici antifascisti, fino a quando vengono a formare il movimento dei cattolici comunisti nel 1943. E lì scoppia una polemica, perché da una parte della Chiesa, che dice non esiste proprio, perché gli unici cattolici in politica riconosciuti sono quelli della aderenti alla Democrazia Cristiana, che all'epoca stava nascendo, e i comunisti, e anche lì con molti distinguo, Matteo, assolutamente anche lì. E dall'altra parte invece i comunisti dissero non esiste proprio, perché il Partito Comunista è solo uno, e i comunisti sono solo quelli che aderiscono al Partito Comunista. E quindi loro, per usare un termine cattolico, vengono scomunicati da una parte e dall'altra. Tanto che poi questo movimento dei cattolici comunisti ha una durata breve e fondano il partito della sinistra cristiana, che è anche un partito della sinistra cristiana, questo gruppo di intellettuali, come dicevo prima, che però capiscono che poi, siccome continua lo stracismo da una parte e dall'altra, tra l'altro poi succede una cosa molto importante, che nel quinto congresso della PCI nel 1945 cade la pregiudiziale, contro i cattolici, e quindi a quel punto, caduta la pregiudiziale contro i cattolici, gli aderenti al PCI decidono di aderire al Partito Comunista Italiano, e da qui quindi poi nasce tutta la loro storia, che li porterà a Marisa, mai a Franco, perché Franco è rimasto sempre ad occuparsi sul piano teorico, un fine intellettuale, politologo. Marisa invece, che è stata un'importante militante, Franco e Marisa Rodano entrambi furono arrestati dalla polizia fascista, messi in carcere, e Marisa attraverso il PC inizia il
il suo percorso nelle istituzioni, da consigliera comunale fino ad essere la consigliera comunale di Roma, fino ad essere nel 48, fino ad essere la prima donna a presiedere la Camera dei Deputati. Non sto dicendo un'eresia, perché tutti dicono: ma come, la prima donna a presiedere la Camera dei Deputati è Emil Deiotti. La prima donna ad essere eletta presidente della Camera è sicuramente Emil Deiotti, ma ancor prima, sempre in quota Partito Comunista, i comunisti elessero come vicepresidente della Camera una giovane deputata comunista che era Marisa Rodano. Sì. E quindi in qualità di vicepresidente della Camera, Marisa Rodano è stata la prima donna a presiedere la Camera dei Deputati. A presiedere le sedute della Camera, sì. Sì, sì, sì. E su questo lei racconta tante cose, soprattutto lo sconcerto di tutti gli uffici che dovevano aiutare una donna, incominciando anche spesso dall'autista che la doveva accompagnare, dai poliziotti che la scortavano. E c'è un bellissimo aneddoto che dimostra anche il clima storico e, permettimi di dire, i galantuomini di quel tempo, che le racconta che lei si trovò a presiedere la Camera e la prima volta che prese la parola il Presidente del Consiglio Aldo Moro, quando lei stava presiedendo la Camera, il Presidente Moro, prima di ringraziarla per la parola, le fece una sorta di inchino, proprio come una galanteria verso Aldo Moro. Una donna. Aldo Moro noi lo ricordiamo per la sua signorilità, anche nonché per il massimo rispetto per le istituzioni, cose che si fondono in questo aneddoto che tu racconti. Sì, sì, ma infatti io questo voglio dire, un esempio che molti di noi, una postura che tanti di noi dovrebbero recuperare nelle istituzioni, dove invece oggi diamo molto, diciamo, abbiamo un atteggiamento molto diverso, ecco, un approccio completamente diverso. Io penso oserei dire, caro Matteo, di bassissima lega, ed è importante quello che tu racconti della Cinciari, è importante quello che ha fatto Franco Rodano, perché oltre all'esempio politico nelle istituzioni e ricordare quel mondo lì che aveva quelle regole di comportamento lì, che erano regole etiche sicuramente, ma anche morali, io ricorderei anche un'altra cosa, che è il grandissimo impegno intellettuale appunto di Franco Rodano. Tu l'hai ricordato come uomo principalmente di teoria, oltre che di pratica politica, che certamente non ha mai partecipato alla parte amministrativa, ma si è sempre ritagliato un ruolo di saggio, definiamolo così, tra virgolette. E sono cose che noi abbiamo perso, sia il rapporto degli eletti con le istituzioni che dovrebbero rappresentare, ma anche la riflessione teorica. Oggi nessuno fa più riflessione teorica sulla politica, e in questo chiedo anche il tuo soccorso. Ricordare la figura di Rodano e della Cinciari è importante. Ma assolutamente sì, guarda, quello che manca proprio oggi è il binomio politica-cultura, che se un tempo era fondamento di ogni cultura politica. E lui è stato un uomo di grande cultura, che ha saputo tenere insieme a politica e cultura. Lui ha scritto per esempio sul Mentire lo spettatore italiano insieme con Gabriele De Rosa, uno dei maggiori storici
italiani, spettatore italiano, era diretto da Elena Croce, la figlia di Benedetto Croce. Poi scrive sulle riviste il dibattito politico, cercando una continua ma è difficile mediazione tra le posizioni politiche del mondo cattolico e di quello comunista ma anche socialista. Certo. Nel riconoscimento... Perdonami se ti interrompo, in questo Giulio Rodano ha agito come la goccia che scava la roccia, no? L'hai detto tu al principio, le sue posizioni scusami, erano... No, Giulia Maria. No, Franco Rodano, scusami, è stato un lapsus mio. Franco Rodano ha agito come la goccia che scava la roccia lentamente, parte da quelle che tu ci hai giustamente mostrato come posizioni minoritarie e scomode, fino ad arrivare al centro del dibattito politico con l'idea di cattocomunismo, del quale tutti hanno parlato. Ma diamo la definizione di Rodano del cattocomunismo. Ma guarda, lui catto comunista, lui tanto è un termine che cioè, lui non neanche usava, ma per lui il catto comunismo significava andare proprio a rappresentare quella linea di pensiero e filosofica che sicuramente aderivano ad una scelta ideale e programmatica di tipo comunista e i fondamenti del pensiero marxista, perché su questo tenendo sempre in mente che al centro c'è la persona umana e questo è stato un po' la differenza. Ora io non voglio entrare in termini filosofici, però noi quando parliamo di marxismo parliamo di materialismo e quindi una filosofia che invece si oppone al personalismo. Lui ha cercato di andare a creare una sintesi che applicava questi principi, come dicevo prima, alla persona umana, e tra l'altro loro hanno agito anche una importante opera di mediazione con l'ala sinistra della Democrazia Cristiana su temi molto importanti come ad esempio il divorzio, proprio perché loro avendo questa duplice sensibilità riuscivano a capire anche delle sensibilità che erano diverse, perché ponendosi loro dinanzi al tema etico, morale del divorzio, dell'aborto, allora se da una parte erano avanti rispetto agli altri, dall'altra sono stati anche la giusta moderazione. E diciamo il primo a parlare, comunque a definire, di parlare di cattolico comunista è stato il grande Augusto del Noce, che proprio definì così questo gruppo di intellettuali.
E poi naturalmente si diffuse soprattutto a partire dagli anni 70, sì. questa definizione, ecco, tra l'altro poi sono anche stati molto, perché loro diciamo si discostano un po', secondo me, dai due termini, perché come qualcuno ha detto, sia i cattolici, la democrazia, quindi la democrazia cristiana, che i comunisti sono due chiese che hanno fatto difficoltà di incontrarsi. Loro secondo me invece hanno rappresentato proprio una mediazione tra queste due. Loro è come se avessero preso queste due ideologie e le avessero tradotte in una cultura politica. Non a caso Rodano era un esperto di Hegel e della dialettica hegeliana. Assolutamente, sì. Rodano, tra l'altro, lui ha dedicato la vita agli studi umanistici, lui era laureato in lettere e presso la Sapienza. E una cosa a proposito di questo, un aneddoto: siccome Franco e Marisa Rodano, veramente una storia d'amore bellissima, e che nasce tra i banchi del liceo e dura per tutta la vita. E Franco si laureò, Marisa invece poi, presa dal suo attivismo, non si laureò più. Fino a 94 anni, perché lei aveva fatto tutti gli esami all'università, le mancava solo la tesi di laurea. Però poi scoppiata la guerra, la resistenza, l'impegno diretto in politica, i figli, e quindi non avendo il tempo materiale, lasciò appesa la laurea. E fino al 2014, quando l'Università di Castino del Lazio Meridionale le ha conferito la laurea honoris causa. E quindi possiamo dire che anche Marisa Rodano è una nostra laureata. Benissimo. Matteo, purtroppo il tempo a nostra disposizione, ahimè, è scemato. È scemato, siamo andati anche oltre, però... noi sospendiamo questo ragionamento. Perché lo sospendiamo e non lo chiudiamo? Perché, come abbiamo detto, c'è il convegno Marisa Cinciari e Franco Rodano nella storia e nella cultura italiana, il 6 dicembre, lo ricordiamo, al Senato, presso la sala di Santa Maria in Aquiro, se non vado errato, sì. Dove anche Matteo Marcaccio è relatore. Io ti ringrazio, saluto tutti gli ascoltatori e vi lascio con una bellissima frase di Marisa Rodano, che lei scrive nelle sue memorie. Lei dice: io nella mia vita politica e personale, più che percorsi gratificanti, ho sempre scelto percorsi che invece potessero servire ai tanti, proprio per dire che invece la politica non intesa come carrierismo, ma come servizio. E penso che questo ci debba far riflettere in tutti molti quanti che facciamo, che pratichiamo politica oggi. Grazie. Benissimo. Grazie, a presto. Grazie a te. Ricordiamo Matteo Marcaccio, che è studioso di questioni cattoliche e anche consigliere comunale al comune di Minturno. Matteo, grazie ancora. Grazie a voi, buon pomeriggio. La Città News.